L'amicizia è un romanzo mondo. Con questo materiale Silvia Vallone avrebbe potuto fare benissimo una trilogia. Anzi, forse è una risposta a una quadrilogia famosa, che è quella della Ferrante, l'amica geniale, già dal titolo Una amicizia, indeterminativo, perché è un archetipo, l'idea delle due amiche che si contemplano, si guardano, cercano di scoprire l'una dell'altra, si vedono diversissime, l'una invidia l'altra, l'una dell'altra trova soltanto i punti di luce e vede punti bui soltanto in sé. In questo rapporto che è archetipico, le due amiche ricalcano un po' le celebrerie Lila e Lenù. Quella più umbratile studierà lettere, diventerà professoressa, metterà la letteratura davanti alla vita, sarà convinta che raccontare delle storie è l'unico modo per sopravvivere, che il resto è superfluo. Bea, che diventerà una top star e che della bellezza, dell'apparenza, dell'estetica fa il suo mondo, non perché ne sia dominata, ma perché domina questa smania di piacere, è invece convinta che nell'esteriorità, nell'input, nella momentaneità sia la realtà, che i social siano quelli che ci eternano. Hanno ragione tutte e due, forse nessuno, sicuramente è uno scontro fra titani ed è anche un incontro di anime attorno alle quali ruotano tante altre problematiche, tanti altri personaggi, i problemi, i riflessi delle mamme dell'una e dell'altra, che in maniera opposta vivono questa loro idea di maternità e il sacrificio delle giovani che sono state, prima che delle figlie egoiste come tutti i ragazzi le vedano soltanto come esseri destinati ad accudirsi e applaudire. Ci sono i due padri, anche loro molto diversi, i fidanzati, il mondo che ruota attorno a queste donne e c'è tantissimo da dire, tantissimo da considerare, ma quel che proprio ti tiene avvinta alla lettura è questo quasi novecentesco modo di raccontare, di prendere un discorso e portarlo alla conclusione. L'esempio è Elsa Morante, citata più volte, tra l'altro la protagonista anche della tesi di laurea dell'attrice, quindi è una autrice molto amata, molto studiata e forse quasi superata da questo romanzo, un'amicizia che è bello e complesso e ricco e in ogni caso da leggere e da meditare.